Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Come potete vedere, oggi sono molto mood natalizio, tra le labbra rosse, le corna da renna e la renna sulla maglia, che è quella di Rampollo, di cui ne ho altre 100.000, però vabbè, lasciamo stare. Quindi, io sono in mood natalizio oggi perché vi farò vedere tutto ciò che ho comprato a tema natalizio e preparatevi perché questo video sarà molto molto lungo. Sono stata in quattro diversi negozi: IKEA, che vabbè lo conoscete, Maison du Monde, che lo conoscete, Agri Brianza, che è un negozio che nella mia zona è conosciuto soprattutto per animali, giardino e casa, e nel periodo natalizio fa anche un villaggio, proprio lo chiama Villaggio di Natale, in cui c'è il mondo per il Natale, cioè davvero io comprerei tutto lì, vi giuro. E sono stata anche da Zodio, che alcune conoscono, alcune no, perché non c'è proprio in tutta Italia, però è già un pochettino più conosciuto ed è un negozio anche lui sempre, secondo me, una via di mezzo fra IKEA e Maison du Monde, perché ha un po' di tutto, come da Maison du Monde, non è arredamento, diciamo, ma più oggettistica, però ha dei prezzi un po' più bassi rispetto a Maison du Monde. E infatti ho trovato delle chicche proprio molto molto carine. Per prima cosa voglio iniziare dall'Agri Brianza, così vi faccio anche vedere un po' che cosa vende questo negozio. A parte che voi entrate nel villaggio di Natale e vi ritrovate in un mondo davvero natalizio che è meraviglioso, nel senso che ogni stanza ha un colore e trovate gli alberi addobbati in questi colori, diciamo. C'è quello oro, bianco, argento, rosa, azzurro, rosso, c'è davvero di tutto e di più e ogni volta che entro mi verrebbe voglia di avere 15 alberi per poterli addobbare in 15 modi diversi, però so benissimo che non è fattibile, però si può fare un giusto mix fra le varie cose. Questi acquisti da Agri Brianza li ho fatti già 2 o 3 settimane fa, quindi non mi ricordo più benissimo che cosa ho preso, però non mi sembra di aver preso addobbi per l'albero, perché in realtà l'albero è già pieno raso. Ho preso forse solo una cosina da Zodio. Ho preso, ad esempio, questo qui che è il muschio e ci serve per il presepe o magari per fare delle decorazioni DIY per la casa. Adesso vedrò bene come utilizzarlo. Comunque vendono questo pacco di muschio che è enorme e basta e avanza per tutta la stagione. Sono stata anche brava, ho tenuto lo scontino così vi dico tutti i prezzi. Il muschio è costato 5,90 € ed è muschio vero, non è finto. Poi ho comprato questo sacchettino con delle pigne, le ho prese al naturale, c'erano anche già colorate, ma ho preferito prendere il naturale così poi eventualmente le coloro io. E mi piacerebbe fare qualche decorazione per la tavola di Natale. Adesso vedrò come utilizzarle. Fatemi sapere se vi può interessare un video in cui le utilizziamo insieme per creare qualcosa, perché ho già qualche idea carina. E queste qui sono, vediamo se c'è scritta la quantità. Sono 200 grammi, non dice il numero preciso, e le ho pagate 3,95. Poi ho comprato questo che trovo che sia davvero meraviglioso. È un biscottino di pan di zenzero, ovviamente finto, tutto glitterato, che sta lasciando giù glitter ovunque, quindi tra poco lo rimetto dentro al sacchetto. E è carinissimo, molto natalizio. Secondo me questo è bello sia da attaccare all'albero, ma anche per chiudere i pacchetti. Infatti, lo utilizzerò per chiudere un pacchetto, così poi chi lo riceve lo può anche attaccare all'albero. Ed è molto molto carino. Anche questo costa 3,95. Ancora a 3,95 questo sacchettino che contiene, anche qua non c'è scritta la quantità, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fiocchi di neve in legno. Con già lo spago attaccato, anche questi li utilizzerò per chiudere dei pacchetti o comunque da utilizzare per mettere il non mi viene il nome, il bigliettino. Ce l'ho fatta e sono molto molto carini perché poi il legno è un po', cioè un po' tanto natalizio, nel senso che è un po' spruzzato di bianco e mi piace un sacco, è proprio carino questo. Poi, ultima cosa che ho preso da Agri Brianza e anche questa costa 3,95 è questo, che è un rotolo di nastro, sempre per chiudere i pacchi, cioè mi sono un po' data al pacco, diciamo, quest'anno, nel senso che più che le decorazioni ho comprato cose che mi servono per i regali e questo è bellissimo, è dorato,
È lungo, tra l'altro, 4 metri e mezzo, quindi è abbastanza lungo e vengono un po' di pacchi con questo e ha tutti dei ghirigori glitterati oro e mi piace davvero un sacco. E quella era l'ultima cosa che ho preso da Gebrianza. Adesso passiamo a Zolio, che vedete questo negozio qui, e qui ho preso un pacchettino di cosine in più, alcune non troppo inerenti, nel senso che, anzi, forse solo una non è inerente, adesso ve la faccio vedere per prima. Ed è questa, è invernale, diciamo, non natalizia, nel senso che è la tisaniera, si chiama, e è monoporzione perché è piccolina. Adesso la apro e ve la faccio vedere. Praticamente voi mettete dentro l'infuso che volete fare e vi create la tisana. Mettete l'acqua bollente, la lasciate lì un po' e poi ve la versate. Eccola qui, è fatta così, è molto piccolina, comoda. Io che mi faccio spesso le tisane e sono l'unica in casa che le fa con il tè sfuso, diciamo, è molto comoda perché tanto la faccio solo per me e sono a posto. Vedete, è molto, molto facile da usare. Questo qui che va su e giù, il tappo che si può togliere. E niente, voi versate, mettete il tè e poi ve lo versate nella tazza. Trovo che sia molto comoda. Ma tanto, tanto comoda. Infatti era un po' che la volevo comprare, però non so perché non l'avevo mai presa. Anche qui ho tenuto lo scontrino e questa costa 6,90, quindi davvero secondo me pochissimo e vale assolutamente... Rifacciamo. Vale assolutamente la pena averla. Poi da Zolio c'è un reparto davvero ampissimo di contenitori, diciamo, per la cucina, per i cibi e gli alimenti. E ho preso questo qui, che è bello grandicello, e l'ho preso per mettere i biscotti. Questo qui è in vetro con il tappo in acciaio inox. E ha anche l'apertura bella grande, infatti volevo metterci i biscotti perché io faccio dei cookies che sono enormi e la maggior parte dei barattoli invece hanno una chiusura abbastanza stretta, quindi sì, la mano ci passa, ma non ci passerebbe il biscotto. Questo contiene 1,1 litro, quindi è bello capiente e ha un diametro di 11x16,5 e boh, lo proverò e comunque vabbè, credo che sia comodo. Vediamo se riuscirò a fare i biscotti della giusta dimensione e non esagerare perché sennò poi non entrano. Questo l'ho pagato 3,20 euro e c'erano tantissime altre misure, dimensioni, eccetera, eccetera e ovviamente tutte poi a prezzi assolutamente diversi, però questo mi sembrava quello giusto per rapporto qualità-prezzo. Poi ho comprato una cosa che lo so, è una cavolata, però io adoro queste cavolate, e cioè questa. L'ho pagata 3,90 ed è un alce. Adesso ve lo tiro fuori e ve lo faccio vedere. È carino come decorazione natalizia e guardate che bellino che è, così tutto bianco perlato con le cornine. È un po' storto, un po' girato questo e boh, mi piaceva, cioè lo userò, tipo lo metterò lì sulla scrivania e mi piace un sacco, quindi 3,90 euro che chiunque mi direbbe che sono buttati, però a me piacciono queste cose, quindi li trovo ben spesi. Verso la cassa poi c'era un reparto che ho adorato, avevano tutte esposte le varie lucine di Natale, però non le luci quelle grosse d'esterno, le lucine quelle piccole con la batteria, un po' tipo quelle che ci sono qui dietro come sfondo, non so se si vedono, e ne volevo un'altra di queste lucine. Magari anche un po' più piccola perché volevo metterla dentro ad un vaso, magari anche con le pigne potrebbe starci bene, per fare proprio decorazione natalizia e le ho trovate, nel senso che in realtà ce n'erano 500.000, dovevo solo scegliere quale perché erano meravigliose, c'erano di vari colori, nel senso che bene o male erano tutte o bianche o gialle, però c'erano varie sfumature. Io infatti ho scelto queste, che sono di un bianco davvero molto leggero. Cioè, non è quel bianco sparaflesciante, mi piacciono davvero tanto. Sono 20 LED per una lunghezza di 2 metri e queste le ho pagate solo 1,90 euro. Poi c'è stata una cosa a cui non ho saputo resistere e ovviamente l'ho presa, sempre per decorare i pacchetti di Natale. Ma quanti ne dovrò mai fare di pacchetti di Natale? Lo so solo io. Ho preso le campanelline. Queste qui hanno già il buco predisposto, ma non hanno il filo. Queste poi le dovrò mettere io. Le muovo pianissimo perché fanno un casino che davvero non potete neanche immaginare. Le tengo qua ferme. E queste sono dorate, anche se c'erano anche in altri colori, argentate e forse
rosse, se non ricordo male, e queste le ho pagate 2,90 euro. E vediamo se mi dice quante sono. No, non lo dice, perché c'è scritto un 63, ma non credo proprio siano 63. Saranno, viste così, una ventina, 30 all'incirca. E per finire ho lasciato la chicca per ultima. Da Zodio ho comprato una decorazione per l'albero e la trovo meravigliosa. Guardate, è questa pallina carinissima con la scritta Merry Christmas e la renna con il nasino fatto da un mini pompon rosso. Questa c'era in due varianti, c'era così, così come la vedete, oppure nella variante rossa. E il mio albero è bianco, argento, cioè sui toni comunque più così, e quindi ho deciso di prendere questa, però anche quella rossa era bellissima. E queste qui costano 3,20 euro l'una e sono troppo belle, cioè io farei l'albero tutto così, guardate che bella che è, mi piace un casino. Poi passiamo a Maison du Monde, perché anche Zodio è finito, e Ikea invece lo lasciamo per ultimo, che è quello che forse mi piace di più, credo proprio di sì. E da Maison du Monde ho preso poche cose, ma che desideravo da un po', e cioè come genere, diciamo, non avevo mai comprato un parolone, però diciamo che mi mancavano dei pezzi, nel senso che ho preso, scusate, ma è tutto super imballato. Infatti da Maison du Monde io ci rimango sempre per come imballano bene la roba, perché davvero non può rompersi. Adesso che l'ho detto, mica dal piatto andrà in mille pezzi, però non vi preoccupate. È questo piatto, come vi ho già spoilerato un secondo fa. Questo qui viene 6,99, è abbastanza caro, però è anche meraviglioso. Cioè, guardate, questo è il retro, è così, un po' ruvido, e questo io lo userò come sottopiatto per le mie foto, sì, per quello ne ho comprato solo uno, perché lo userò per le foto, brava Marta, ed è argento, che però tende un po' più al platino verso l'interno, e ha tutti i glitter sui bordi e vanno a sfumare. Questo è meraviglioso e l'ho pensato da usare sotto a quest'altro, che adesso vado a pescare nel sacchetto e arrivo. Anche lui imballato benissimo, ed è questo qui, guardate che carino, con la scritta Let it snow e tre alberelli, con tutti i bordi fatti così con le stelline dei triangolini. Ve li faccio vedere uno sopra l'altro, cercando di non rompere tutto, cioè guardate che belli, stanno davvero benissimo. E questo piattino qui invece è costato 4,59 euro, è un po' più caro rispetto ai soliti piattini, perché di solito costano 3,95, però sono 50 centesimi che non è che facciano proprio sta gran differenza. E della stessa linea ho preso anche la ciotolina, che eccola qui, ha sempre i tre alberelli con delle stelline e la scritta Let it snow, con tutti i dettagli in questa specie di dorato argentato. E questa qui costa 4,99. Secondo me è bellissima, anche tipo per colazione è fantastica, e sul piattino è veramente bellissima, cioè guardate che carina che è, mi piace un sacco questo abbinamento. Poi ho comprato anche questo straimballato bene, perché è un'altra cosa abbastanza fragile, e cioè questa stellina in ceramica, forse, credo proprio di sì, che è costata 2,39 euro, quindi vabbè, il giusto, che ecco, si mette così, ed è bianca e è intinta con l'alce di prima, quindi probabilmente diventeranno fratelli e andranno insieme sulla mia scrivania, perché sono troppo carini messi assieme, secondo me. Infatti sono andata prima da Maison du Monde a fare il giro e ho comprato questa, poi quando ho visto l'alce ho detto no, devo prenderlo perché sta bene con la stellina, quindi siamo quota 6 euro buttati, una roba del genere. Perfetto, mi preparo già, perché so già che sotto questo video mi diranno ma cosa serve, come era successo con i piattini di Maison du Monde nell'haul per la casa, però vabbè, a me piacciono e io continuo a comprarli, quindi ditemelo pure, tanto da me entra di qua e esce di là, assolutamente. Per finire da Maison du Monde ho comprato questo barattolino minuscolo con dentro però un sacco di questi, tipo, sembrano dei mini diamanti, cioè saranno un centinaio, e sono molto carini anche per decorare secondo me la tavola Natale, o da appiccicare magari sulle pigne, anche potrebbe essere un'idea, o
comunque per creare una decorazione, e queste qui le ho pagate 2,59. C'erano anche altre misure, altri colori, cioè c'era un po' di tutto. Questo qua è il classico diamantino trasparente, per intenderci. E con questo da Maison du Monde è finita. Passiamo quindi a IKEA, che è un sacchetto tipo così, non ci sarà neanche l'inquadratura, però è tutto fumo, niente arrosto, quindi adesso capirete il perché. Ecco qui il sacchetto di IKEA. Oh, ci sta, dai, l'inquadratura proprio perfetto. E partiamo subito con questa, che è la cosa più ingombrante di tutti, che io ho già anche aperto, perché l'ho già utilizzata nel frattempo, e lei è Ofelia. È una coperta che secondo me è bellissima. Era da tanto che la desideravo, però ogni volta dicevo no vabbè, pigliamo quest'altra cosa, no pigliamo quest'altra cosa, perché questa in realtà costa tipo 20 euro mi sembra, e quindi ho detto no vabbè, 20 euro sono troppi, quindi ogni volta la lasciavo lì. Invece stavolta l'ho presa, e la prossima volta sarà quella del cuscino con il pelo, vi avviso, perché è troppo bello e lo prenderò. Questa non c'entra molto con Natale, però è sempre invernale diciamo. E mi piace sia da usare come coperta che magari messa ai piedi del letto. Adesso il mio letto ovviamente non si presta assolutamente, però quando finalmente riuscirò ad andare a vivere da sola e avrò un bel letto matrimoniale, questa qui ai piedi del letto secondo me è perfetta. E devo dire anche che sta bene nelle foto, infatti l'ho utilizzata in una foto che vedrete presto su Instagram. Le altre cose, scusatemi, ma non ho più lo scontrino, l'ho buttato purtroppo, e quindi non mi ricordo i prezzi. Di Ofelia me lo ricordavo, delle altre cose non tanto, però magari vi metto qui sotto i link, così se li trovo sul sito poi vedete tutto tranquillamente. E tutto il resto è molto natalizio, nel senso che ho preso ad esempio questo set qua, che sono tre nastri, uno grigio, uno bianco e uno nero, tutti e tre super glitterati. E li ho usati, li ho presi anche questi per i pacchi, cioè ormai vi ho fatto una testa tanta, ci sarà altra roba per i pacchi, per chiudere i pacchi. E questo si chiama Trapper Winter 2017 e sono quindi tre nastri da 5 metri l'uno. Questo comunque, tutte le cose che ho preso costavano poco, questo sarà costato 2, 3, 4 euro al massimo, ma la vedo un po' dura. E sono molto carini, devo ancora aprirli, vedere se perdono glitter, ma visti così non sembrerebbe. Poi ho preso delle altre lucine, sì, queste me le ero dimenticate sinceramente. Queste però sono molto molto fighe, nel senso che queste le ho, credo di averle pagate 15 o 19, non ricordo bene. Però la cosa bella è che sono 4 metri di filo con le varie lucine, ma in dotazione ci sono anche queste, che sono le ventose. Voi le ventose le potete mettere dove più vi piace e quindi potete appendere, potete mettere queste lucine dove cavolo volete praticamente, nel senso che queste qui ad esempio io le ho pensate da mettere come tipo bordo dello scaffale, perché basta che mettete le ventose, la distanza a cui volete voi, la mettete dove vi pare, e quindi lo attaccate con le ventose. Oppure magari potete metterlo anche su un mobile, su un armadio, dentro l'armadio, se volete illuminare l'armadio, che ne so. Comunque queste qui secondo me sono intelligentissime e si chiamano Sardal, con i due pallini sulla A. E lo trovo davvero intelligentissimo. Infatti non vedo l'ora di aprirle e metterle da qualche parte in giro per la camera, perché sono fantastiche. Sempre restando in tema luminoso, mi sono data anche all'alberello. Questo l'avevo visto sulla pagina di IKEA Italia e me ne ero innamorata così tanto che appena l'ho visto in negozio, se riesco ad aprirlo non ce la faccio, certo Marta c'è lo scotch, che appena l'ho visto in negozio l'ho detto no, cioè lo devo avere. Mi sembra che ci fossero due o tre dimensioni diverse e questa dovrebbe essere quella o la più grande se sono due le dimensioni o la media se ce ne sono tre. E questo qui adesso vediamo se riesco ad aprirlo. Ok, ce l'ho fatta. Questo qui l'avevo visto online e appena l'ho visto in negozio ho detto assolutamente lo devo avere. È questo alberello così, che sembra quasi di cristallo, con le pile da mettere. Ovviamente adesso
cioè se cerco di accenderlo non ci sono le pile, quindi non si accende, però irradia un sacco di luce e mi piace davvero un sacco. Questo dovrebbe essere costato o 9 o massimo 15 euro, perché non era proprio né economico né troppo costoso, diciamo. Però alla fine per una cosa con dei LED il prezzo è super giusto, secondo me. Poi sempre della stessa linea Winter 2017 ho preso anche questa carta per impacchettare i regali, ma va Marta, ormai l'avevamo capito. E è bellissima perché ha tutti tipo gli alci, però questa non la sono proprio fissata con le renne. Ma che problema ho, che cioè tutto con le renne, vabbè, dettagli. E ci sono un po' i fiocchi di neve, è bella perché è una base che sembra un po' una carta dorata, ma non eccessivamente dorata, e ha tutti i disegni bianchi e rossi. E anche questa, questa è lunga 5 metri, e, ma comunque questa sarà costata all'incirca 3-4 euro, credo, una cosa del genere. E poi l'ultima cosa che ho comprato da IKEA, non è una ma sono tre, però sono tutte collegate, nel senso che è una cosa da mangiare che però va costruita, ed è questa, la casa di pan di zenzero, che tipo non facevo da quando avevo 5 anni, e infatti non vedevo l'ora di registrare questo video per correre a farla. E ho comprato quindi tutto ciò che serve, quindi il kit per decorarla e la colla per incollarla, e sono proprio curiosa di vedere che cosa ne verrà, perché è un sacco di tempo davvero che non la faccio e mi attira un sacco la cosa. E in totale tutte queste cose qui, quindi 1, 2, 3, credo di averle pagate sui 15-20 euro. Tra l'altro poi l'ho scoperto dopo, però tutte queste cose c'erano anche alla bottega, quella fuori, dopo le casse. E se si mangiava, mi sembra, al self-service su, cosa che abbiamo fatto noi, ti davano un buono tipo di 3 euro su un acquisto minimo di 20, una roba del genere. E se l'avessi saputo prima che tutta questa roba c'era anche nella bottega, la prendevo lì, utilizzavo il buono, però non me l'aveva, cioè non è che non me l'avevano detto, non si capiva che poi la si trovava anche giù, e quindi vabbè, comunque 3 euro, fa niente, la prossima volta li spenderò giù. Però almeno l'ho detto a voi, e così se vi capita controllate, perché vedrete che poi le troverete dopo le casse. E quindi niente, anche per oggi è tutto. Spero di non avervi annoiata con tutto il mio shopping natalizio, e comunque sappiate che ne farò dell'altro, perché il Natale è una cosa che io adoro, ma proprio tanto, cioè mi piace più del mio compleanno. Con questo ho detto tutto. E quindi niente, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un bacione e ci vediamo lunedì con un nuovo video. A presto, ciao!